Ciao ragazzi, oggi parliamo di Elgar Esser. Cosa ha contribuito per Elgar Esser a rendere la fotografia una professione? La fotografia non, per me non è una professione, nel senso è passione, nel senso è una cosa che ci sono cresciuto dentro e mi ha dato un mezzo per esprimermi e avrei potuto diventare anche pittore così, però come sono cresciuto nella fotografia era quasi un automatismo usarla per le cose che volevo fare. Come è cambiato il paesaggio, se è cambiato, in Italia e in particolare in un luogo come la Laguna Veneta, che è un luogo che lei conosce? Beh, il paesaggio cambia con la gente che ci abita, con la società, no? Le richieste che la società ha, no? Il confronto anche alla natura, all'ambiente, può cambiare il male, può cambiare il bene. Credo che è importante trovare un bilancio tra le due cose, la Laguna Veneta, diciamo, per proteggerla hanno costruito, no, queste grandi dighe per proteggere dalla marea alta o dall'acqua alta la città di Venezia. D'altra parte sembra che sia per la laguna una cosa che è giusta. Allora, siamo partiti per questo corso dal viaggio in Italia di Lira. Come è importante il viaggio per Elgar Esser? Io credo che Ghiri ha usato questo termine del viaggio in Italia, però senza fare un vero viaggio d'Italia. Lui è, come italiano, ha deciso di fare come una visione un poco sobria, un po' oggettiva di un'Italia, di far vedere una parte estetica differente dalla cartolina o dalla visione socio-culturale agraria dell'Italia ancora di quei tempi. Per cui è un viaggio in Italia che non esprime in fondo quello che era il viaggio in Italia per tutti i nordici che lo vedevano, no? Come una catarsi, no? Personale per trovare la cultura e che senza aver visto l'Egitto, la Grecia, l'Italia uno non era, no? Un personaggio fatto.